Vediamo quella che è la terza a questo punto. Allora, la terza strategia non ho messo come faccio di solito long di oro e long di euro dollaro perché volevo un po' cambiare, ma visto che non avevo posizioni aperte sul FTSE MIB, ho detto ne vado a riprovare un'altra volta lo short sul FTSE MIB. Come sai, io invece non ho questa visione costruttiva sull'indice italiano e quindi secondo me l'area di 25.000 punti già più volte appunto ha fatto rimbalzare i prezzi e scusate ha fatto i prezzi insomma si sono fermati su quell'area psicologica, quindi io ancora una volta voglio provare a vendere FTSE MIB perché io non ci credo che l'economia italiana in generale in questo momento possa andare a competere con altre economie europee e con quelle americane, nonostante tutto quello che volete voi, nel senso, nonostante tutto il discorso legato all'inflazione, tutto quello che si può considerare, però secondo me l'indice è più debole. Quindi io ho una view in generale al netto delle strategie rialziste su Airbnb e Alibaba, che sono comunque aziende che fanno un mestiere un po' particolare, un po' diverso, la mia view in questo momento è di un mercato che possa mollare un po' di terreno. Quindi la strategia, come detto, carta rossa, FTSE MIB, short, livelli operativi. Per quanto riguarda i livelli operativi, io metterei un ordine di vendita pendente a 25.050 punti, quindi appena sopra la soglia psicologica dei 25.000 punti. Lo sappiamo bene che appena viene raggiunto un livello tra stop loss e cose varie, comunque un movimento di altri 40-50 punti lo può fare tranquillamente l'indice e di conseguenza appunto metto lì l'ordine. Per quanto riguarda lo stop loss, mi prendo 300 punti di margine, quindi lo metto a 23.350 punti. Per quanto riguarda invece il target price, vado a 24.600 punti, quindi con 450 punti di profitto potenziale. Secondo me se scende, scende forte, quindi vale la pena cercare di andare a prendere un profitto un po' più sostanzioso.